Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi Cat Quest. Dunque, l'ultima volta siamo riusciti a sconfiggere il drago, a portare avanti alcune quest, adesso possiamo finalmente camminare sulle acque. E ho notato che abbiamo lasciato qualcosa indietro, tipo qui, dal Cippolippo. Quindi andremo a fare, che sono molto alte, queste side quest, il salvataggio. Iniziamo con questa. Dobbiamo organizzare un salvataggio al più presto. Ok, sono delle quest che avevamo lasciato indietro, alcune le ho fatte. Infatti, come potete vedere, sono a livello 44, invece se non erro, eravamo prima un po' più bassini, tipo 41. Però erano delle side quest abbastanza veloci e onestamente le ho fatte un po' in offline. C'è stata una quest che avrei voluto registrare, ma non ne sapevo assolutamente nulla, che è molto carina, però è stato meglio perché così non l'ho spoilerato e se volete voi giocarvelo, lo scoprirete voi. Perché una chicca di questo gioco è stata carina come cosa. Vi posso dire solo che c'entra un po' con Natale. Ok. Mi dispiace, ma i miei gatti non sono abbastanza forti per raggiungere il punto sud. Ci serve il vostro aiuto. Non preoccuparvi. Non preoccupatevi, vostra pelosità. Vi daremo una mano a trovare i vostri gatti, soldati. Ok, andiamo a salvare i soldati. Vabbè, naturalmente questi qua, cioè, forse è meglio incominciare a skipparli. Perché siamo abbastanza forti. La cosa bella è che possiamo fare così. Perché possiamo camminare sulle acque. Qui c'è un trick, ve lo faccio vedere. Guardate, plic, plic. Perché questi sono forti. Se voi fate così, rompete praticamente il gioco e non vi fa niente. E vi danno un sacco di punti esperienza questi qua. 546 ogni pallino. Ce l'abbiamo fatta. Ora dove sono quei soldati? Oh, aspetta lì. Eccoli qua. Sleghi i soldati. Vediamo cosa succede. Grazie, si sono riuniti tutti al margine del punto sud. Devi vederlo con i tuoi occhi. Possiamo tornare indietro di nascosto. Ok. Ah, ho notato che c'è un'isola lì. L'ho notata prima. Quell'isola, l'isola dei mostri. E vorrei tanto andarci. Ok, aspetta un mio minuto, sento miagolare, siamo noi, il regno del rio non ha... Il regno del re Leonardo è finito, lo elimineremo? Abbiamo sofferto mentre prestavamo servizio nella guardia dei soldati. Indosseremo quell'armatura da 4 soldi mentre li distruggeremo per dimostrare la nostra ribellione. Ah, ma sono dei ammutina... Tori? Ok, chi va là? Venite fuori, sono io. Vi distruggo tutti. Sangue di drago, aspetta, ti ho visto già prima una volta. Eri nella guardia dei soldati prima, qualche anno fa. Puoi capire, giusto? Armature pessime, paga bassa e rischio alto. I soldati sono volontari, dovrebbero essere leali al re. Preparati a combattere. Vabbè, volontari, ci sta. Puoi benissimo non farlo. Non aver paura, ricorda, il tuo addestramento, battilo. Vabbè, ma fate schifo. Per tutti i amici, quella è proprio un'armatura da 4 soldi. Andiamo a dirlo a sua pilosità. E in effetti facevano veramente schifo. Ma qua c'è. Oh, livello 85, troppo alto. Ma che ne dite che se nel frattempo. Aspetta, aspetta, aspetta. Grazie. Possiamo sbloccare una magia. Fusa furiosa e ti rende grande. Certo. Non so cosa sia, ma la voglio. Cosa fa Fusa furiosa? Più 50% di danno. E andrà qua. La ampliamo? Ok.
Quanto ne vuole per ampliarla ancora? 6,50. Io quasi quasi lo amplierei pure a questo livello. Ok, ce l'abbiamo. Grazie. Mi ha detto che c'erano delle isole. Ce n'è un'altra che è lì. Ma lì ce n'è ancora. Oddio, ma ci sono tante isole. Allora, andiamo da questa. Livello 90. Troppo alta. Questa. Sicuramente anche questa sarà livello giganteschissimo. Livello 50. Facciamo livello 50. Allo sbaraglio, proprio così. Per farci male. Ma voglio provare Fusa Furiosa io. Ah, ci siamo ingranditi. Però dura poco. Madonna mia. C'è un sacco di XP. Qua c'è qualcosa? No. Dobbiamo combatterlo così questo qua. Intanto andiamo full vita. Via. Ci vuole la chiave. Ok. Poi saliamo di qua. Andiamo di qua. E facciamo così. Dai. Vieni qua. Via. Distruggiamo questi due. Fuori uno. Fuori due. Vediamo cosa c'è qua. Dacci un'arma tipo super fighissima. Elmo da scudiero, livello 20. Forse questo è più bello di quello che abbiamo. Cosa ci fa? Allora, questo ci dà 18-19, 20-20 col mana. Però ci toglie un po' di cose. Però ci dà un po' di difesa. 18-19, 20-20. Dai, andiamo. Che brutto. Veramente brutto, però va bene. Non ci interessa la che sia ottimo per distruggere questi cosi. Esatto. Oh, attenzione, livello 45, Danzella. Ok. Abbiamo fatto fuori anche quello. Facciamo fuori anche questo. Vieni. Ah, mi hai toccato. Ok, fuori. Distruggiamo anche questi. Ah, ma questi sono due. Non ci ho fatto caso. Pensavo fosse uno e un pugno. Va bene. Ok. Tutto. Mi ero confuso, non mi ricordavo più qual era il fuoco. Abbiamo pulito la zona? No, perché non ci ha dato il messaggio. Infatti, eccolo lì. Ci manca ancora lui. Che lo devo prendere da qua. Dobbiamo combatterlo così. Aspetta, perché ci sta facendo un malino e dobbiamo almeno rifullarci di vita. Via. Ok. Ok.
Si è bloccato, no? Vabbè, ma allora se recupero vita me la faccio togliere. Perfetto. Via. Allora. Bene, sconfitto. Andiamo ad aprire questa. No, ci serve la chiave. Mannaggia. Va bene. Adesso io ho visto quella dei mostri. Volevo vedere cosa c'era nell'isola dei mostri. Perché ci sono tanti dungeon. Mi piacerebbe scoprire cosa c'è là. Questa isola dei mostri. Livello 80. Questo lo leggiamo. Si crede che i mostri provengano da quest'isola. Alcuni credono che i vecchi maestri fossero i loro creatori. Ok. Livello 60. Livello 50. E entriamo a livello 50. Non dobbiamo morire perché sennò perdiamo tutto il progresso fatto. Sono un pazzo. Non dovevo farla questa scelta. Perché se muoio perdo tutto il progresso fatto. Tanto ci rifulliamo. Grande. Andiamo di qua e apriamo questa cesta. Vediamo cosa ci sarà mai. Attenzione, livello 29. Quindi ci toglie attacco e ci dà vita più scudo. Cacchio, però attacco meno 15, andiamo a 100. Va bene, dai, andiamo in protezione, usiamola come difesa. Va bene, 0 mana. No. Volevo curarmi e ho sparato il fuoco. Ok, adesso che siamo full mana e full vita. Ma era solo un vicolo cieco. E allora andiamo. Ah, di qua. Guardalo come mi segue. Ok. Wow. Ok, del pugno. Altri pugni. Bravo. Ok. Nel frattempo che tu muori, io volevo andare a... infatti. Ok, prendiamo queste e vediamo un po' cosa ci abbiamo. Il casco peloso, che però è di livello 11, non ci serve a nulla il casco peloso. Esatto. Bene, 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 bene. Abbiamo l'ultimo mostri. Questi sono potenti e fanno veramente male. Infatti, mi sto facendo male. Ok, 45, forse prendiamo il livello 46, signori. Livello 46, questi dobbiamo prenderli così perché... Occhio perché mi sto facendo malissimo, via. Ok, via. Dai, mi sa che qualcuno sta tagliando il prato, la cosa, qualcosa, sente rumore. Yeah! Ci serve questa. Ok.
Bene, anche questa è fatta. Quindi abbiamo fatto il livello 46 con un mobettino schifosino e torniamo qui a salvare. Salviamo e io in real time chiudo la finestra perché sennò sentiamo il tipo. Ok. Sennò sentiamo quello che fa brr brr. Perché non so perché, ma continuano sempre a tagliare l'erba del giardino, è sempre più verde. Bene, giovane sangue di drago, i soldati mi hanno detto dei traditori, che disdetta, non dovete più preoccuparvi di loro, vostra pelosità. Zampastico, mi hai salvato di nuovo la vita, giovane sangue di drago. Sei grandioso, questo è per te. Ma è una cosa da donna quello che ci hai regalato. Cioè, ci hai regalato sta cosa che è proprio. Cioè, se lo. Ma do, che schifo! Via. Ok, se non sbaglio. Ci abbiamo armatura cimelio. Facciamo anche la 35. C'è qualcuno che sta. No, ho cliccato, scusate. Perché gattiavolo. Gattiavolo, gattia, perché diavolo? Qualcuno dovrebbe fare questo? Andiamo. Ciao Cippolippo, giovane sangue di drago, dobbiamo trovare questo vandalo con la gattaia? La gattaia attira con le viverne non sono così grandiose. Daremo un'occhiata in giro per cercare la gattaia e per vedere se ci dà qualche indizio vostra pelosità. Grandioso, in bocca al gatto. Cerchiamo la gattaia, iniziamo da lì. Lì, qua. Questa è la gattaia. Mi sembra che una viverna l'abbia trovata. Sarà meglio tenere gli occhi aperti anche a loro. E quindi? Ah, eccolo lì. Via. Poi ce n'è un altro. Ciao. Poi, se li uccidiamo così. Aspetta che qua c'è uno gratuito. Ci facciamo un po' di mana. Grazie. Eccola qua. Questa traccia di viverna è gattaia. Ci sta portando da qualche parte? Dovrebbe portare al vandalo. Quindi di là. Camminiamo sulle acque e arriviamo qui. Ha beccato però, eh. Ok. Aspetta. Grazie. Ok. Aspetta che nel frattempo, scusami, svengo un attimo e mi recupero un po' di mana. Ah, eccole lì. Credo di aver visto qualcosa di sospetto nelle vicinanze. Rabbrividiamo. Eccoli qua. Già. Mi ciao, miau ciao. Dovete essere qui per l'inizializzazione. L'iniziazione. L'iniziazione? Cosa gattiavolo è? Prendete questo, vi aiuterà a rinfrescarvi la miau memoria. Partecipate all'iniziazione dei veneratori di draghi, per amore dei draghi, aperta a tutti. Venite ora, eh? No, io uccido tutti, lo sapete, vero? Cosa gattiavolo state facendo, gatti svitati? Sapete che quelle sono delle viverne pericolose, giusto? Non è un problema, miau! Sanno che li amiamo. Abbiamo dato loro tutta la gattaia. Per l'amore dei miciodei. Siete fuori, aspettate, non rispondete. Non mi occupate, vi ho posto una barriera magica intorno a loro e si abbassa solo se perdo la concentrazione, tipo adesso. Miau, miau. Miau, miau. Scappa. Hai combinato un casino. Pensavo che non ci avrebbero fatto del male, ma lei non è Cara Loft?
Scappa e basta, svitato. Non vale la pena. Vabbè, faccio io. Ci lasciano sempre il lavoro di pulizia. Esatto, sono pure io un po' per queste cose qua che... Madò, una strage. Con questo dovrebbero imparare a non scherzare con le viverne. Torniamo indietro. Cioè, ma è normale, no? Che fai questi disastri. Sveniamo. Torniamo indietro. Rotolangi. Abbiamo fatto tanta strada, eccolo qua. Andiamo nella città. Possiamo entrare in questa porta? No. Ciao re, i vandali non ci disturberanno più, vostra pelosità. Gattottimo lavoro, giovane sangue di drago. Sono davvero in debito con te. Ho una ricompensa, potrebbe bastare. Giusto, questo è per te. La tonica reale, attenzione. Tanto per vedere come ci sta. Perché sicuramente farà schifo, però... Ah, ok. Proprio schifo, schifo. Quindi praticamente ci possiamo vestire, dare tipo... Wap. Poi ci mettiamo un bastone. No, ci mettiamo la corona e diventiamo il re. Va bene. Abbiamo scherzato. Ci riprendiamo le nostre cose fiche. Ok. Dovremmo avere l'ultima, ma è di livello 60. Noi siamo 47, forse un po' troppo bassini. Isola chiave? Aspetta. Ho visto qualcosa. Ora rivediamo. Tipo questo che dice. Visto che richiamo quest'isola chiave, perché ha forma di chiave? Signori, non è una chiave, non sembra una chiave, ma abbiamo trovato la chiave. Secondo me, questi ci danno la chiave. Sì, lo so, dovrei andare a completare quella dei draghi, però questi ci danno la chiave. Il leggendario Cthulhu si trova di fronte a quest'isola Miao, sarà il gatto che lo distruggerà una volta per tutte. Il servo di Dio livello 40, il terzo giorno di Cattale. Ma facciamo, ho bisogno di aiuto per costruire un altare per i Micio Dei. Pagherò bene, Scratch. È raro vedere qualcuno con questo entusiasmo. Ehi, minchia, mi è spuntato. Fatto venire un colpo pure a me. Gloria Micio Dei, un sangue di drago è sempre un credente giusto. In effetti, mi chiamo Scratch. Mi servono dei materiali speciali per costruire un altare. Sono troppo debole per andare a scavare in una caverna. Che ne dite di aiutare un compagno credente? Grandioso, un'altra missione di recupero. Ok, questa. Livello 75. Livello 45. Sei la nostra. Dunque. Uno, due e tre, via, 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 via. Ah, e allora ce l'avete con me. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ok. Si impazzisce ogni tanto. Il bello è proprio quello. Vai, 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 ok. Adesso dobbiamo fare... Ah, ok, lì c'è un'effigie, un qualcosa, un mausoleo, un monolito, un coso grosso carino. Voglio sapere cosa... Madonna mia. Ah no, è la sua di vita, pensavo fosse la mia. Ho confuso la sua vita con la mia. Potrebbe diventare un dogma, una religione o un qualcosa di... Oh. Attenzione, livello tonaca da ninja, livello 6. Praticamente nulla di che. Ma che sto a fare?
Dai, dammi un po' di mana. Bravo. Così vado full vita. Grazie. Recuperiamo tutto e andiamo qua. Cosa c'è? Niente. Niente, praticamente. C'era Pokanji. Andiamo a completare la nostra missione. Zampet, Zampet. Permesso. Ah, elimina tutti i mostri così potremo cercare più facilmente. Aspe, ricevo delle vibrazioni molto negative da qui. C'è un altro luogo indicato, giusto? Ma decidi tu. Allora, questo è... ma sei... ma livello 200. Ma che stai, Dio? Livello 200. Ma livello 200 è impossibile. Ah, è livello 40, è meglio. Cioè, già questo è molto più facile. Non livello 200. Che soddisfazione raccogliere queste cose. Proprio ti dà una super soddisfazione. Regis. Soddisfazio Regis. Scavi nel terreno e raccogli il cristallo. Ce li abbiamo, torniamo indietro. Aspetta. Non essere imbazienda, è veloce. Il gatto peloso, livello 17. Sai che ancora... esatto. Questo è il livello 20. Tornammare. Guarda come zampetta bene sull'acqua. Vedi, ciup 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 ciup. Cioè, per ormai non ho più ostacoli, cioè taglio tutto. Aspetta che salvo, eh. Here we go. Ecco i tuoi mulinari, contadino. Meraviglioso, finalmente posso parlare con lui tramite l'altare. Aspetta, parlare con Ghiora, oh. È la conoscenza, Maut, il primo gatto che ha acquisito la facoltà di parlare. Come? Ecco il vostro pagamento. E ci dà il bastone per la magia. E abbiamo il livello 48, signori. Slam, 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 slam. Bene. Direi che... siamo arrivati a livello 48 e direi che per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti. Abbiamo scoperto nuovi mondi e nuove missioni, soprattutto un dungeon di livello 200, signori, 200. Quindi significa che questo gioco ha un livello altissimo? Non lo so, lo scudo dice 48, non lo so, 200 non ci entra. Lo scopriremo nella prossima puntata. A presto, bye bye!